Per chi ancora non lo sapesse, The Mentalist è una serie TV statunitense ormai arrivata alla sua sesta stagione. In Italia è trasmessa in chiaro dal 2009 su Rete 4. Protagonista della serie è Simon Baker, affascinante e scanzonato attore australiano che prima di entrare nei panni di Patrick Jane ha avuto una carriera piuttosto lunga ma con pochissimi successi eclatanti. Forse i più lo ricorderanno nella parte del cinico Christian Thompson nel Il Diavolo Veste Prada, o forse neanche. Fatto sta che la parte di Patrick Jane sembra cucita addosso a lui e sicuramente proprio alla sua interpretazione si deve il 90% del successo della serie. Ma che cos'è un mentalista? Presto detto, un mentalista è una persona che attraverso un profondo studio delle reazioni dell'altro riesce a scoprire cose che spesso sconfinano nell'incredibile. È un po' come se il mentalista riuscisse a leggere nel pensiero, ma ovviamente non è così. Ed è proprio così il protagonista di questa fortunata serie. La trama è abbastanza conosciuta. Patrick Jane, abilissimo mentalista e consulente della squadra omicidi, chiamata CBI, è a caccia di un pericoloso serial killer soprannominato John il Rosso, che tempo prima ha ucciso sua moglie e sua figlia. Attraverso 5 serie di infiniti casi risolti, Patrick ed i suoi colleghi vengono a scoprire un'enorme congiura che coinvolge personaggi influenti e membri stessi della polizia e dell'FBI. Questo li porterà finalmente a scoprire l'identità di John il Rosso alla fine della quinta serie. Stasera partirà la sesta stagione con parecchie novità. Volete qualche anticipazione? Si fa un balzo in avanti di 2 anni. Patrick, dopo essere stato all'estero in tutto il tempo trascorso, torna a fare da consulente all'FBI e ritrova la sua vecchia squadra che intanto si è disgregata. Lisbon è capitano in una piccola cittadina di provincia, Cho è entrato all'FBI e Rigsby e Van Pelt, ancora sposati, fanno i detective privati. Nelle 2 puntate che vedremo stasera tutti i vecchi protagonisti lavoreranno ancora separatamente, ma gli eventi li porteranno a riavvicinarsi. Una curiosità: se in tutte le serie precedenti il titolo di ogni singolo episodio aveva un riferimento al rosso, una volta ucciso il serial killer nei titoli comparirà sempre il nome di un colore, ma mai più la parola rosso. Gli episodi di stasera si intitolano infatti Strisce bianche e La ragazza d'oro. Allora, vi abbiamo fatto venire voglia di vedere questa serie?